Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Uomini e donne ha riaperto i battenti da quasi un mese e già i colpi di scena eclatanti sono all'ordine del giorno. In queste settimane è davvero accaduto di tutto e nella trasmissione targata Maria De Filippi è andato in scena un vero e proprio show. Ida Platano e Roberta, eterne nemiche, nel programma è ritornata una vecchia conoscenza, la bellissima dama di Cassino Roberta Di Padua. Arrivata in studio per chiarire, in realtà, i gossip circolati questa estate sul suo conto con l'ex tronista Davide Donadei, è poi rimasta nel parterre del trono over, su richiesta del cavaliere Alessandro, ex di Ida Platano. I due hanno iniziato una frequentazione durata però poco e che ha visto Roberta molto coinvolta. Ida torna con l'ex, addio Riccardo, una conoscenza che è terminata per volere del salernitano, il quale con un dietrofront inaspettato, si è nuovamente dichiarato a Ida Platano ed ha ammesso di non aver mai smesso di pensare a lei nel corso di questi mesi di lontananza. I due hanno ripreso a sentirsi e, secondo le ultime indiscrezioni, pare siano oggi una coppia. La delusione della Di Padua in studio è stata palpabile, al punto che quasi in lacrime, rivolgendosi alla padrona di casa Maria De Filippi ha dichiarato, «Ci avevo creduto, ho anche pensato per un attimo di presentarlo a mio figlio. Pensavo potesse essere quello giusto, Gemma pazza d'amore». Intanto Gemma, ormai veterana di Uomini e Donne, ha intrapreso una nuova conoscenza con un cavaliere più giovane. Pare essere molto presa dall'uomo, il quale, però, non ricambia con assolutezza e sta conoscendo anche altre dame del parterre. Riuscirà, questa volta a conquistare il suo cuore e a trovare l'amore che tanto cerca, in TV. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.